Ed eccoci a Paris Saint-Germain, Earth of Midlothian, una formazione scozzese dal nome abbastanza romantico che non è bastato comunque a Parigi per passare indenne sul campo del Paris Saint-Germain, che è ultimo. Saint-Germain, altro nome romantico. Sì, tutto molto romantico in questa partita, però 4-0 comunque per il Paris Saint-Germain, la squadra che l'anno scorso era stata protagonista di un difficile confronto in Coppa delle Coppe contro la Juventus, che ora è ultima nel campionato di Francia, che ha sempre però in Susic un grande realizzatore. Susic, che è stato protagonista della partita con due reti realizzate, avete visto, adesso ha obbligato anche i difensori avversari a un salvataggio piuttosto difficile. Direi che il risultato è abbastanza scontato, soprattutto per quello che riguarda la qualificazione, tanto più che, come vedete, non sono stati nemmeno fortunati o precisi nelle conclusioni gli attaccanti scozzesi quando hanno tentato di impensierire i difensori avversari. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 2-0 con il secondo gol messo a segno da Rocheteau. Ecco l'azione che parte dal centrocampo, c'entra sempre in qualche modo Susic, lo jugoslavo Susic, che fu buon protagonista anche delle partite con la Juventus lo scorso anno, aveva un piccolo fatto personale con Gentile. Qui ecco Rocheteau che riesce a realizzare il gol del 2-0. Nella ripresa ancora Susic, prima e poi Niederbacher danno veste definitiva al risultato, il 4-0 abbastanza secco, pesante, che diremo, si può dire, qualifica la Paris Saint-Germain per i sedicesimi di finale della Coppa UEFA. Ed è ancora Susic con un gran destro di prima intenzione sulla palla che schizzava attraverso l'area di rigore non controllata da nessuno. Un gran gol anche questo, perlomeno nella fase conclusiva. L'azione è abbastanza limpida nella fase di avvio, poi diventa un po' sporca per una serie di rimpalli in aria, vedete la palla schizza su qualche piede qua e là, finché arriva Susic che ristabilisce il lato estetico dell'azione con questo gran gol di destro. Il quarto gol al 22esimo del secondo tempo di Niederbacher, ormai ci sono smagliature molto ampie nella difesa della formazione scozzese.